Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, ovviamente rassegna stampa del 19 ottobre, e vediamo quali sono i temi fondamentali della giornata. Beh, insomma, esiste in Italia un cretino che ha un certo seguito, che si chiama Beppe Grillo, e è un certo seguito perché è, come dice qualche amico mio come Sgarbi, è il grandissimo fautore del Movimento 5 Stelle, che fino a prova contraria è il partito che ha il numero maggiore di parlamentari in Italia. È vero che molti di questi parlamentari hanno capito che di che pasta è fatta Grillo, ma in realtà resta il capo politico del primo partito italiano, è quello che si presenta e dà la linea, che spiega cosa deve fare il partito, insomma è il, scusate non vi mettete a ridere, è il Craxi, l'Andreotti, è il De Mita, è l'Altissimo, è lo Spadolini del Movimento 5 Stelle, quindi non ridete, questo è Beppe Grillo, questa è la situazione in cui noi ci troviamo. Beppe Grillo ieri che cosa dice? Si inventa, mentre i suoi poveracci cercano di fare delle cose dignitose, l'ho scritto anche sul mio sito nicolaporro.it, nel senso che nella lotta che tra poco vedremo come Conte hanno ragione Di Maio e Fraccaro e a torto ovviamente Conte. Ma comunque Grillo ieri che cosa ha detto? Vuole togliere il voto agli anziani, va bene? Vuole togliere il voto agli anziani. Oggi il titolo forse più azzeccato è: ormai Grillo è completamente fuori di testa, è quello di Libero, ma anche Sallusti dice, in realtà fa un ragionamento molto sofisticato secondo me nella sua semplicità nel fondo del giornale, dice beh ci sono 13 milioni di persone che hanno più di 65 anni, poi ci sono 8 milioni di persone che vogliamo mettere in galera per le manette agli evasori, quindi ci sono 21 milioni di persone che secondo la nuova idea della politica grillina non hanno diritto di voto. Dice lui, stiamo diventando la Germania nazista in cui c'è una razza ariana. Esagero? Non troppo. Tutti contro Grillo, è sbagliato, la democrazia, Gino Strada dice che questa se la poteva risparmiare. Io invece penso che Grillo ha detto la cosa come avviene spesso alle persone che sono fintamente intelligenti e che hanno una presunzione tale per cui pensano di dire soltanto delle grandi verità, invece sono soltanto degli opportunisti. Ha sbagliato tutto, perché il punto fondamentale è: si potrebbe fare la seguente cosa, si potrebbe dire anche i cinquantenni possiamo togliere il diritto di voto, anche ai settantenni possiamo togliere il diritto di voto come vuole Grillo, anche ai ventenni possiamo togliere il diritto di voto, ma togliamoli anche l'obbligo fiscale. Io la trovo semplicissima. Quindi oggi il vero commento che sarebbe da fare è: bravo Grillo, ma ti sei dimenticato una cosa, oltre a togliere il voto agli anziani, togliamogli anche IRPEF, IVA, IMU, cioè tutte quelle imposte che i vecchi, che a te ti fanno tanto orrore, compreso te che sei un vecchio decrepito, anche un po' rincoglionito, bene, ai vecchi togliamo anche l'obbligo di pagare le tasse, perché non posso votare e mi tassi. Beh, insomma, non, forse da quando sono nate le imposte c'è questa idea abbastanza chiara che se non voti non paghi le tasse, quindi io sarei a favore di togliere il diritto di voto, anzi permetteteci a tutti noi di non votare, non votiamo e non paghiamo le tasse. Secondo me in Italia voterebbero quattro gatti, perché sarebbero quei quattro che ancora vogliono pagare queste tasse per uno Stato del tutto inutile. Insomma, togliere il diritto di voto è una cosa sacrosanta. Io spero che la proposta di Grillo vada in porto insieme alla seconda proposta parallela che vogliamo noi, nel completo rincoglionimento del dibattito politico di oggi, di togliere le tasse a quelli che invece Grillo non vuole che votino. No, non mi sembra che faccia una piega. Non hanno il diritto di voto, ma hanno il diritto di pagare le tasse. Ma spiegatemi, è di contribuire alla spesa pubblica di questo paese. Soltanto un pazzo psicotico come Grillo può dire una cosa di questo tipo. Andiamo sulle cose serie, purtroppo i giornali ovviamente si occupano anche di Grillo perché è il leader del partito più importante italiano. All'interno di questo partito c'è qualcuno che mi stupisce, ve lo dico con grandissima franchezza e l'ho detto anche ieri appunto sul sito nicolaporro.it, vedete quello che dico di Di Maio e di Fraccaro. Perché qui mi sembra che rispetto alla posizione di Conte, tutto manette, tutto tasse, tutta distruzione della flat tax, beh, ci sia un partito all'interno di questo governo che è fatto, guarda caso, dai renziani, che comunque in temi economici sono liberali, chiaro, e dai grillini, che non mi aspettavo che fossero così ostili al loro leader. Io non so se lo fanno tatticamente o non tatticamente, ma quando vedo che qualcuno mi difende l'inasprimento degli adempimenti sulla flat tax, qualcuno che mi difende contro questa follia del post obbligatorio con le multe obbligatorie, qualcuno che mi difende l'idea che in questo paese non si possono avere 3.000 euro in contanti perché sennò ti fanno un mazzo così, e vedo che da quella parte ci stanno Renzi, Di Maio, oltre ovviamente all'opposizione, beh, io sto da quella parte, non sto certo da quella di Conte. Di Maio, secondo il corso...
secondo il Corriere della Sera, però avrebbe una fronda al suo interno, e non dubito del retroscena del Corriere della Sera, perché non tutti i grillini la pensano in maniera, diciamo così, liberale nei confronti delle partite IVA e dei commercianti. Ed è la parte, diciamo, del Movimento 5 Stelle che dice le minchiate, quelle per la chiusura dell'ILVA, quello per rendere Taranto una città libera dall'ILVA perché si occuperanno soltanto della produzione di cozze pelose, insomma quel genere di roba lì all'interno del Movimento 5 Stelle, cioè quella filiera che nasce appunto da Grillo, è molto forte. E il Corriere della Sera dice attenzione, perché Di Maio su questa battaglia contro Conte non è compatto. Il Movimento 5 Stelle e molti dei suoi parlamentari hanno mandato un messaggino di solidarietà a Conte. Poi la battuta più bella è quella che fa Conte, o qualcuno fa fare a Conte nel retroscena dei giornali, perché Conte direbbe, Presidente del Consiglio, sia Di Maio sia Renzi non sopportano il mio gradimento nei consensi. Insomma, questo ovviamente adesso inizia veramente a crederci, cioè Conte crede veramente di essere un leader politico e se la prende con Renzi e con Di Maio, che dice perché io sto aumentando i consensi, io sono un grande leader e quindi loro mi attaccano. Franceschini fa una battuta, come sempre avviene, è un grande navigatore della politica democristiano, che sembra, secondo i retroscena dei giornali del Corriere della Sera, l'uomo che ispira Conte, che sussurrava a Conte. Beh, Franceschini dice un ultimatum al giorno toglie il governo di torno. Se... io non ci credo manco se lo vedo. Devo dire la verità che però bisogna anche essere molto chiari. Oggi i giornali non lo scrivono così chiaramente, ma se c'è qualcuno che non vuole andare alle elezioni sono proprio quelli che rompono le scatole a Conte, Di Maio e Renzi. Se domani ci fossero le elezioni sarebbero quelli che si beccano la batosta più alta. Ma Sciandaro sul Sole, pagina 3 e 4 del Sole, professore di economia, insomma, spiega perché invece la lotta all'evasione si può fare e si deve fare con la battaglia al contante. Io ovviamente condivido zero di quello che dice Masciandaro, però Masciandaro c'ha delle tesi che comunque vale la pena per chi ha voglia. Francesco, Luciana, vedo che siete collegati in questo momento in Facebook, Andrea, Nicola, sei esattamente arrabbiato come noi, oggi non dico parolacce, saluto anche Filippo e Pietro che vedo su Instagram. Ma Sciandaro dice la lotta all'evasione si fa con la lotta al contante, ma dice una cosa che mi lascia perplesso: uno dei fattori fondamentali del contante è l'anonimato nel pagamento, e questo è il punto fondamentale che i professori non capiscono, è che è vero che c'è un anonimato nel pagamento nel contante, ma il problema fondamentale è non l'utilizzo del contante, ma la creazione del contante. La creazione del contante nero rimane per definizione anonima per settori come la criminalità, che non vogliono assolutamente che sia nominale il tipo di rapporto che si ha tra criminale e cliente. Per me è talmente banale che forse, anche se interessante, Masciandaro la può capire. Fuoco amico su Conte, il titolo secondo me sintetico di questo casino politico che c'è in questo momento fatto da Repubblica. L'altra, terzo argomento di giornata è la manifestazione che ci sarà qua a Roma tra poco del centrodestra. Salvini è il leader con il suo 30%. Il dato fondamentale di oggi è quindi che Berlusconi riconosce la leadership all'interno del centrodestra. Ciao Laura e ciao doppia Laura che vedo collegarsi ora su Facebook. Berlusconi riconosce la leadership a Salvini, mentre invece la Meloni oggi è un po' seccata perché dice ci saranno troppi simboli della Lega sul palco. Devo dire la verità che qui la cosa più divertente è poi ci sono vari commenti, è che c'è una parte di Forza Italia che è una parte che ha i voti suoi e probabilmente dei loro cugini o congiunti, se non vengono conosciuti a sufficienza, cioè se non si frequentano a sufficienza, cioè i Brunetta, i Carfagna eccetera, oggi Brunetta in particolare, che dice caro Silvio sbagli, questa piazza non appartiene a Forza Italia. Allora io chiedo a Marco, Eugenio e gli amici del sito che mi conoscono e a tutti voi che mi seguite, datemi una mano tutti quanti voi nel trovare, perché ancora non l'ho trovata, ascoltate bene che cosa sto dicendo, e per farla vedere a Carfagna, per farla vedere a PG Battista che oggi fa un commento su Corriere della Sera di cui tra poco parlo, per farlo vedere a Brunetta, cosa successe in quella grande piazza in cui Berlusconi davvero riunì 2 milioni di persone. Era il Berlusconi vincitore, era il Berlusconi che ce l'aveva contro il governo che era stabilito. Io mi ricordo, mi sembra che partecipai, ma non ero sicuro di aver partecipato, a una trasmissione di, come si chiama, Santoro. E Santoro quella piazza di Berlusconi la descrisse esattamente come oggi Carfagna
e Brunetta descrivono la piazza di Salvini, cioè come una piazza fascista, come una piazza dove c'erano i saluti romani, come una piazza dove c'era AN, come una piazza dove c'era il Duce che stava lì in fondo, una piazza fascio berlusconiana, oggi è diventata fascio leghista. E siccome Berlusconi è un uomo intelligente e se ne è fottuto all'epoca di quello che dicevano i giornali, perché apprezzò quella piazza indipendentemente dai giornali, e se ne è fottuto di Santoro, figuratevi un po' voi quanto se ne fotte di Brunetta e come si chiama Carfagna, tant'è che mi sembra che i giornali oggi dicano che il Cavaliere abbia detto della Carfagna, beh, non si sta comportando molto bene, che detto da Berlusconi è una specie di mazzata. Io non voglio entrare nel merito di questa roba qua, oggi mi sembra che la verità, per esempio, adombri l'ipotesi che la Carfagna possa andare alla Leopolda di Renzi, altra grande manifestazione che c'è oggi, in cui Belpietro sintetizza in maniera sintetica, ovviamente icastica, fanno la Leopolda con un botto di gente perché non vogliono far vedere che hanno il 4%. Ma comunque, la Carfagna va o non va coi renziani? Io ci metterei la manina sul fuoco, che prima o poi, anzi no, mettiamo le mani sul fuoco da nessuna parte che le perdo tipo Muzio Scevola. Però la sostanza è: aiutatemi a trovare quella trasmissione di Santoro in cui sfutteva Berlusconi perché fascio berlusconiano, perché me la ricordo perfettamente. Oggi trovo i berlusconiani che sfottano Berlusconi, erano in quella piazza, ma sfottano oggi Berlusconi perché va in una piazza fascio leghista con gli stessi argomenti con cui Santoro sfotteva Berlusconi e loro. È una cosa fantastica, la nemesi. Battista, PG Battista, oggi sul Corriere della Sera in fondo è dedicato al popolo del centrodestra che non ama il governo giallorosso, scrive, boh, sarà così, ma soprattutto non ama e anche non ama l'attrazione leghista del centrodestra perché si è comportato male sull'economia. Temo che i giornalisti spesso, anch'io ovviamente lo faccio in maniera anche talvolta inconsapevole, confondano i propri desideri, cioè una destra che piace ai giornalisti, con quello che piace alla gente. Questo spesso avviene. Tangenti ha arrestato questo Lieto, che era uno degli autori della importanti della RAI, tra cui anche della, come si chiama, della Isoardi, considerato vicino alla Lega, semplicemente perché la Lega lo voleva fare direttore di rete, ma non ci riuscì. Questo è quello che tutti i giornali oggi godono nel raccontare. E questo Lieto sarebbe stato arrestato perché avrebbe promesso al figlio di un giudice tributario di essere assunto come guardia giurata. Poi non è stato assunto, mentre invece Lieto, che aveva un problema alla commissione tributaria per 229.000 euro, sarebbe invece stato assolto e quindi gli avrebbero tolto questo debituccio finanziario. Una storiaccia tremenda, però bisogna stare sempre molto attenti perché queste storiacce tremende sui giornali compaiono un giorno, il giorno dopo non vi dicono come vanno a finire, magari con le totali assoluzioni. Questo comunque sta al gabbio, l'idea che un autore televisivo stava al gabbio mi spiace, come tutti quelli che stanno al gabbio, soprattutto perché si tratta di una carcerazione preventiva. Presidente della Confindustria Rossi va a Capri, io adoro questi giovani della Confindustria che ogni anno si riuniscono a Capri a Santa Margherita e riescono a essere così fenomenali da non dire assolutamente nulla. Voi, oltre a trovarmi un pezzo di Santoro, dovete trovarmi una cosa interessante detta dai giovani industriali, a parte avere delle straordinarie lance dei loro giacche blu, che io le trovo favolose perché sono quelle belle larghe, poi c'hanno sempre un simbolo perché sono cavalieri del lavoro, sono stati nominati da Minnie e Pippo, non so, Grammo Gol di qualche cosa, cioè c'hanno sempre un al bavero qualche minchia di Rotary o di Cavalierato, queste lance grandi dicono delle cose fondamentali sulla crescita dell'economia italiana, ma che servono? Ma che servono? Io poi li adoro, giovani di tutte le associazioni diciamo di categoria, ma quelli industriali li adoro più di tutti perché si vedono a Capri e riescono a non dire nulla. Io sono stato a alcune di queste manifestazioni, a Capri ci andavo da ragazzino, di giovani per esempio artigiani, dove tu vedi della gente che parla di robe vere, esistenti, non si fanno le pippe sulla crescita del PIL di cui loro non incidono nulla, non parlano di Green Deal Economy, non sentono 5-6 tromboni là, cercano di capire dove va il mondo per loro che operativamente ogni mattina devono alzare la Claire, là invece giocano tutti a fare i grandi e politici ed economici. Regà, ritornate in fabbrica se i vostri genitori ve lo permettano. Ultima cosa, la presidenza della TIM, oggi i giornali raccontano che la presidenza della Telecom arriva, questo Rossi, Salvatore Rossi, ex direttore generale della Banca Italia, settantenne, tutti d'accordo che arriva questo Rossi, fantastico, un uomo che mette insieme i due fondi, i due azionisti, Elliott e Vivendi. Ascoltate me, questa è stata un'operazione fatta dal ministro dell'economia Gualtieri, questa è una roba che arriva dall'economia, dal giro dei Visco, dal giro dei
ADS, non vi fate prendere per i fondelli. Ha vinto una partita sotterranea il Ministero dell'Economia e i suoi comunistini amici loro di 30 anni a questa parte, rispetto invece ai grillini che in una partita ne avevano giocata un'altra. Ci sta, visto che in Telecom il 10% è di una società che si chiama Cassa Depositi e Prestiti, che fino a prova contraria è pagata con i nostri soldi. Quindi che la politica non dica nulla quando diventa azionista, noi che facciamo? I nostri soldi li facciamo diventare nella CDP, li facciamo diventare azionisti della Telecom e siamo zitti e muti? Ma insomma, qualche buona ragione la politica ce l'ha. Sarebbe meglio forse che CDP non si occupasse di Telecom, invece che fare l'ipocrita a dire io non me ne occupo, ho il 10%, i soldi vostri, non ho manco un consiglio di amministrazione. Discorso forse un po' complicato, ma non lo è quanto le tasse invisibili, come la mano. Però la mano invisibile serviva a fare qualcosa di bene, secondo Adamo Smith. Invece le tasse invisibili sono esattamente tutte le tasse che ci ha rifilato questa finanziaria e che nel mio libro, che potete prenotare, Marchettone a fine Facebook e a fine Instagram, Marchettone, voi lo trovate in tutte le vostre librerie, andate coi contanti nella vostra piccola libreria sotto casa o prenotatelo purtroppo con la carta elettronica attraverso le tante librerie online da Amazon a Feltrinelli, l'ho detto, che potete fare. Insomma, un cretino l'altro giorno ha detto ecco arriva la tassa di porro, non siete obbligati a comprarlo, non c'è lo Stato che vi obbliga a comprare il mio libro, c'è soltanto un invito di quello che scrive e cucina la zuppa per voi da tanti anni, se vi piace leggetelo. Ciao!